Ciao amici, quanti di voi si bevono un buon caffè a casa? Fatto alla vecchia maniera, con la moca ovviamente, che quando sale riempie la cucina di profumo. Io e Squaletto ce lo beviamo sempre. Il caffè che gorgoglia è un ricordo che condividiamo tutti. E ditemi, cosa fate di solito con i fondi del caffè? Li buttiamo via? Che domande! E invece hanno degli usi speciali, lo sapevate? Oggi vediamo 6 usi insoliti dei fondi di caffè. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. In giardino. Per chi coltiva l'orto sul balcone o ha piante in casa, i fondi di caffè sono un potente fertilizzante naturale perché sono ricchi di minerali benefici per le piante come ferro, fosforo, azoto, potassio, magnesio, cromo. 2. Anti-insetti. I fondi di caffè contengono sostanze repellenti per moltissimi insetti come mosche, farfalline, moscerini della frutta, ma anche parassiti delle piante. Si possono spargere vicino alle piante o tenere in barattoli aperti. 3. Antipulci. I fondi di caffè aiutano anche i nostri amici a quattro zampe. Anche Squaletto? Se ha il pelo e le pulci. In caso di pulci, dopo aver lavato il pelo del vostro animale, usate i fondi di caffè e strofinateli su tutto il pelo, poi sciacquate e lasciate asciugare. Oltre a combattere le pulci, questo rimedio dona anche brillantezza al pelo. 4. Cattivi odori. I fondi di caffè sono ottimi per eliminare gli odori in casa, in cucina, ad esempio dopo che avete cucinato, o per cancellare l'odore di chiuso. Basta riempire vecchie calze con i fondi di caffè e usare come antiodore portatili. E anche quando si cucinano vegetali come aglio e cipolla o il pesce, strofinare le mani con i fondi di caffè aiuta a eliminare gli odori. 5. Anticellulite. Ma cosa stai dicendo? È un rimedio della nonna, non lo sapevi? Basta fare uno scrub con un mix di acqua o olio di cocco e fondi di caffè e applicarlo sulla cellulite massaggiando 10 minuti 2 volte alla settimana. La caffeina presente nei fondi di caffè aiuta a stimolare la circolazione, che è il fattore decisivo in tutti i trattamenti anticellulite. 6. Scrub Total Body. I fondi di caffè fanno bene non solo per la cellulite, ma anche per la pelle. Funzionano come vero e proprio scrub naturale con azione antiossidante e anti-age. Mescolare con acqua o olio di cocco e applicare sulla pelle, poi lavarsi con un sapone delicato. Wow, non sapevo tutte queste cose! I rimedi della nonna sono tantissimi! E per conoscerne altri basta iscriversi al canale, è facile, con un click, così. Attivate tutte le notifiche cliccando la campanella delle notifiche qui sotto. Ecco, ora sapete come usare i fondi di caffè. Una buona abitudine green che fa anche bene. Vivi naturale e vivi meglio! Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!